E buonasera a tutti. Allora, buonasera a tutti quelli che vedranno questa live. La stiamo registrando in serata, ma la trasmetteremo probabilmente sul canale STEM fra una settimanella. Saluto Adriano Palma che ha gentilmente deciso di partecipare a questa live. È intervenuto, diciamo, a commentare una delle live passate e voleva offrire il suo punto di vista su alcuni degli argomenti che sono stati toccati. Ciao Adriano, buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie dell'invito. Ho fatto un micro bluff perché ti stavo chiamando Alessandro perché uno dei miei migliori amici si chiama Alessandro Palma, proprio quasi, quasi omonimo, quindi Ma perdonami. no, basta che ci metti. Si potrebbe anche inventare una serie di soprannomi, cioè non è terrificante, per cui va benissimo. No, non mi chiamo Alessandro. Allora, un piccolo retroscena prima di avviare la discussione. Praticamente la live che abbiamo fatto con Gerardo Favaretto e poi Forti sulla coscienza ha generato dietro le quinte di Liberi Oltre un mini putiferio, ma lo dico in senso positivo, nel senso che Adriano se l'è guardata e è intervenuto nei commenti. Mi ha proposto di fare questa registrazione, appunto, che vedrete prestissimo. E è intervenuto anche Michele, quale mi ha chiamato. Cioè abbiamo fatto una bella discussione. Mi sono sentito, diciamo, il topolino sulle spalle dei giganti, standing on the shoulders of giants, con Michele, perché mi faceva 10.000 riferimenti alla storia del dibattito sul tema, molti dei quali io devo dire la verità, ignoro perché purtroppo il mio lavoro non mi consente di, cioè, non mi ha consentito in questi anni di studiare, diciamo, l'aspetto filosofico e storico di questo dibattito come avrei voluto, anche se sto cercando di recuperare. Ma Adriano, da questo punto di vista, cade a fagiolo perché, appunto, essendo intervenuto, avendomi proposto questa live, per quanto mi riguarda, io ho modo di approfondire, e per quanto riguarda lui e per quanto riguarda il pubblico, abbiamo magari modo anche di confrontare due approcci un po' diversi alla tematica, trovare una sintesi o almeno identificare le domande che non hanno una risposta. Allora, io partirei facendo una panoramica, diciamo, di quello che è il dibattito odierno su questo tema da un punto di vista filosofico, Adriano, e quelle che sono le premises, si dice qua, cioè quali sono stati cenni, ovviamente, perché non possiamo coprire un argomento enorme, ma cenni di quelli che sono stati i dibattiti passati sul tema, e poi magari cominciamo a inserire il punto di vista neurofisiologico. A te la parola. Dunque, grazie. È un po' difficile perché la cosa circa negli ultimi 40 anni ha avuto una specie di effetto esplosivo. Sul passato e sulla storia non voglio tediare la gente, ma è abbastanza semplice. Per un lunghissimo periodo, quello che adesso chiamiamo coscienza era chiamato col nome che volete voi. Nel senso che era equivalente al pensiero, cioè nessuno aveva molto chiaro in testa che ci fossero, per dirla alla breve, stati inconsci della mente. D'accordo? Probabilmente la persona che ha fatto di più nell'Occidente per rendere questa cosa visibile è stato Freud. Cioè Freud ha detto: tu pensi che ti gratti le mani 4 volte al giorno perché sei affetto da un prurito catastrofico. In realtà, e lì comincia, come dire, il suo personale costruire una teoria che si può considerare o no, ma appunto lo sapete, è perché hai trasferito il desiderio di andare a letto con uno dei tuoi genitori, eccetera, eccetera, una cosa complicatissima. Però è vero che non c'era molto questa cosa. In tempi non sospetti, persone assolutamente serie come William James nei Principi di psicologia prendevano la coscienza come la cosa fondamentale della mente. Diciamo, questo era l'aspetto che è andato un po' sottotono quando nel periodo, a mio avviso, di rivoluzione scientifica che comincia appunto con Descartes, con i principi di Cartesio, non le meditazioni, proprio con i principi, c'è una specie di rivoluzione cognitiva e la gente comincia a dire: beh, oibò, qui ci sono dei veri problemi complicati. Cos'è che vuol dire rappresentare mentalmente? Cos'è che vuol dire percepire? Questo è il periodo di tutto il cognitivismo moderno che trasforma molto le cose. Sottotono era rimasto il problema della coscienza come problema separato. Questa cosa, sia Forti che Favaretto hanno sottolineato, è stata molto riesplosa quando Tom Nagel, che è un filosofo serbo attualmente a New York, ha scritto questo articolo famoso che era "Come ci si sente a essere pipistrelli".
attenzione perché è facile confondersi, è una cosa che ho notato con due dei vostri ascoltatori, le parole che usa sono strane, perché bat in inglese è sia una mazza che un pipistrello, cioè sia la cosa con cui giocate a cricket o a baseball che il mammifero volante attualmente sotto accusa per coronavirus, ma insomma poveretti, forse sono i primi portatori di questa catastrofe, però insomma. La sua domanda era abbastanza intelligente, nel senso che lui ha preso questa cosa e ha detto: guardate, noi possiamo più o meno immaginare abbastanza bene come un'altra persona dotata delle stesse capacità cognitive funziona mentalmente. Per intendersi, siccome toccando ferro né Giulio Anichini né il sottoscritto sono ciechi, mi immagino un po' cosa sia per lui vedere lo schermo, vedere il muro, vedere la tavola, quello che... Naturalmente io vedo un altro muro, però ho un'immagine abbastanza chiara di come la visione funziona. Tom Nagel ha l'idea, secondo me brillante, di dire: provate a togliere questa cosa. I pipistrelli hanno la particolarità di essere praticamente degli aviatori ciechi. Funzionano solo in ecolocazione, per cui è abbastanza simile a quello che fa un sonar su un sommergibile. L'analogia non è perfetta, però un oggetto che sostanzialmente riesce a, tra virgolette, guardare il mondo senza fotoni, attraverso onde che rimbalzano e varie cose di questo genere. Naturalmente il pipistrello deve avere una vita mentale abbastanza strana. C'è chi nega questa cosa, però lasciate perdere. Secondo Nagel, questa cosa è una specie di barriera insormontabile. Notate bene che questa cosa è un po' un effetto e un artificio retorico. Si prende un pipistrello perché è chiarissimo che quello che un pipistrello fa quando si muove, diciamo, quando si orienta, deve essere estremamente diverso da quello che faccio io. Allora, come ci si sente a testare contro il muro io di notte? Nagel suggerisce: molto diverso da un pipistrello che ha sbagliato la sua ecolocazione. Ecolocazione vuol dire che si mandano delle onde che rimbalzano sugli ostacoli cosiddetti immobili, e da come rimbalzano uno riesce, come dire, a rappresentare delle mappe di trasformazione. La cosa diventò ancora più forte. Tom Nagel ha delle risposte a questa cosa. Lui dice che bisogna fare un aggeggio che lui chiama eterofenomenologia, però lui dice: c'è questa specie di blocco, c'è una vera difficoltà con la coscienza, mentre se appunto la linguistica ha ragione, il modo in cui le lingue funzionano è lo stesso per tutti, il che, attenzione, siccome Giulio giustamente mi critica, non vuol dire che tutti dicono la stessa cosa, vuol dire che i meccanismi che fanno funzionare una lingua sono uguali per tutti. Questi sono naturalmente inconsci, di fatto non li sapete, e non c'è nulla di grave, è per questo che c'è la facoltà di linguistica, cioè non c'è nulla di particolarmente, non è una pecca del sistema. Voi vivete in un mondo che appunto non è newtoniano e non avete probabilmente in molti molti casi nessuna idea, cioè io non è che andando a bere caffè faccio i conti sulla relatività ristretta, cioè se veramente il caffè si sta stringendo o no, cioè, comunque non ha importanza. Nagel fa questa mossa e il secondo passo di questa rinascita degli studi sulla coscienza è un libro famoso che si chiama La mente cosciente, di un filosofo australiano, si chiama David Chalmers, è diventato molto molto, perché è anche un personaggio affascinante, colorito, ha degli aspetti insomma, come dire, che giocano bene dal punto di vista mediatico. Tom Nagel sembra un avvocato in pensione che passeggia e discetta di cose intelligenti. David Chalmers sembra, e largamente è, anche un po' rockstar. Cosa dice Chalmers? Chalmers dice un mucchio di cose. Il libro credo esista anche in italiano, non sono completamente sicuro, ma qui veramente, cioè, Wikipedia aiuterà, oppure Amazon, anche quelli commerciali. Lui sostanzialmente divide una serie di problemi dicendo: guardate, qui c'è una cosa, non abbiamo nessuna teoria seria di cosa sia la coscienza. Un modo che lui suggerisce per affrontarlo è dividere questa ricerca, che non abbiamo mai fatto, tra quelli che lui chiama i facili problemi e il difficile problema. I facili problemi sono esattamente tutti i problemi neurologici, cioè non sappiamo un mucchio di cose. Perché alcune cose passano una soglia di coscienza. Ad esempio, non è chiarissimo come l'anestesia funziona dal punto di vista psicologico, non dal punto di vista
che il Pentotal ha un effetto, su quello non abbiamo dubbi, però cosa sia esattamente l'anestesia? Alcuni casi sono francamente terrificanti, in alcune sindromi come la sindrome di Barré e Guillain non si sa bene neanche come descriverla. In molti casi si pensa che si debba fare molto affidamento al modo in cui la persona descrive la propria coscienza, in alcuni casi no, nel senso che non è chiaro. Allora, mettiamola così, nel quadrante problemi facili ci sono tutti i problemi di ordine neurologico, cioè come descrivere questa cosa, se ha delle soglie, cioè sembra certo che morti non si è coscienti. Il famoso caso, che è un caso intermedio, del cosiddetto zombie, se sia possibile non lo so descrivere, questo non è lo zombie del cinema di fantascienza, lo zombie è una specie di me che non è cosciente, ma è me che fa tutto uguale a me. Cioè, di fatto è uno zombie che è costretto a mentire, perché se domandate a Palma Z, ma tu sei cosciente? Palma Z dice di sì, come Palma normale. Cioè, lo zombie è una specie di duplicazione assoluta, che però non è cosciente. Qui, quanto faccia senso questa cosa, lo lascio a voi. Il problema difficile, secondo David Chalmers, è appunto cosa sia questa roba che chiamiamo coscienza, o se volete, in che modo sia legato. Mettetela in questo modo: supponiamo, cosa falsa, che abbiamo un metodo per risolvere tutti i problemi cosiddetti facili. Allora, è un facile problema cos'è una rappresentazione mentale, ma non è facile nel modo normale, è facile in questa teoria un po' rarefatta di cosa sia la facilità, nel senso che non abbiamo una teoria, tanto meno una teoria dell'olfatto e così via. Cioè, c'è una marea di cose in cui la psicologia e spesso anche la neurologia dice: calma, qui c'è molto lavoro da fare, non siamo proprio sicuri. Però, in un tipico salto forse estremista che i filosofi fanno, supponiamo che tutto l'insieme dei facili problemi sia già risolto, cioè che sappiamo perfettamente come tutto funziona. Il correlato della coscienza, prendo un esempio a caso fra i candidati possibili, è veramente l'oscillazione a 40 MHz di gruppi neuronali particolari, è una delle teorie sul mercato. Supponiamo che sia così, il problema, il cosiddetto problema difficile di Chalmers, è il problema di come questa cosa sia esperienza. Cioè lui nota una specie di enorme, non so come metterla, distonia tra, va bene, ci sono dei gruppi particolari di neuroni che quando vibrano a 40 MHz sono correlati, supponiamo, al 100%, con tutto quello che permette o a me stesso di attribuirmi la coscienza o anche a un altro di attribuirmi la coscienza. Cioè un bambino, non è detto che neanche capisce quando dice a un bambino a 3 anni, che pure parla, se gli dici sei cosciente non è ben chiaro, cioè cosa vuoi rispondergli? Non è ovvio che l'individuo sia, come dire, un autodescrittore perfetto. E lì, appunto, questo è il cosiddetto problema che i filosofi hanno con la coscienza. Che posizioni sono in campo? Moltissime. Provo a metterne 2 o 3. C'è, secondo me, la più divertente e la più estrema, che dice che questo è un mistero. È sostenuto da un filosofo che una volta andava per la maggiore, adesso molto meno, si chiama Colin McGinn. Un altro, in modo, secondo me, assai più sofisticato, è Noam Chomsky. E questi dicono una cosa non stupida al fondo. Cioè, può darsi che abbiamo toccato un problema in cui non si sa bene cosa dire, cioè che non abbiamo risorse sufficienti per essere in grado di dare una risposta che sia da un lato vera e dall'altro lato convincente. Cioè, può darsi che per sbaglio uno dica la verità, che tutto quello che è cosciente è veramente una correlazione a 40 MHz. Ci sono quelli che dicono, che attaccano questa cosa come misteriosa e dicono che quello che va invece lavorato è una specie di fossato di ordine epistemico. Mi spiego, perché qua sono terminologie che i filosofi usano spesso e altri molto meno. Un fossato epistemico in questo genere: pensate a un caso di identità molto banale. Quasi tutti, credo, voi siete d'accordo che l'acqua pura è identica a H2O, cioè è identica a 2 atomi di idrogeno e 1 di ossigeno. Certo, messi in una certa configurazione, lo so che c'è l'acqua pesante, per cui non fate i pignoli su scemenze. Questa cosa qui è decisiva
per un motivo banale, perché la chimica ti dice così, ma effettivamente H2O non sembra acqua. Cioè, per intenderci, la nozione intuitiva di acqua non si amalgama bene con la nozione di H2O. Ora, è vera? Sì. Perché la accettiamo? Perché ci siamo abituati a accettare questa cosa e la vediamo come una specie di identità brutta. Cioè, Adriano, interessante che discuti questa cosa, ma il mondo è fatto così, la chimica è fatta così, ogni volta che prendiamo il vapore, il ghiaccio, l'acqua, tutto quello che ti pare, troviamo sempre H2O. Dopo un po' dire, ma l'acqua deve essere quella cosa che è fluida, presente nella tazza del caffè, nei laghi, nell'oceano, nelle nuvole. E sì, guarda, queste sono finezze e H2O, il resto sono appunto le impurità e così via. C'è chi dice che questa sia la nostra difficoltà, cioè che accettare che realmente la cosiddetta mia esperienza sia questa specie di vibratore a 40 MHz, molti dicono non torna, cioè non riesco ad accettarla. Questa è la tesi del cosiddetto divario epistemico, lo chiamano the epistemic gap, come se ci fosse come un dirupo che si apre, ecco, un gap in questo senso, nel senso di mountain gap, che ci sono delle cose, perché si rompe una roba e si apre una vallata. Questa vallata in qualche modo è non superabile. E ci sono dozzine di variazioni su questi temi, c'è chi dice che la coscienza ha degli aspetti puramente funzionali, ce ne sono tanti, tanti, tanti. Quello che io vorrei suggerirle dopo che Giulio mi dice che ho torto su tutto, e mi fa delle domande anche dal punto di vista del neurologo, perché questo, come notate, è una cosa, una mia amica che è un'ottima filosofa giustamente mi ha detto, ma perché non mi occupo della coscienza? Perché ho orrore del sangue. Quando si discutono queste cose non si tocca mai nulla che sia vagamente un'autopsia, un cervello aperto o anche semplicemente un elettroshock. Questa è una battuta naturalmente, però è vero che sono tipi di discussioni che sono talmente in un empireo, che ad esempio la nozione di esperienza è un'esperienza strana ascoltarli, nella storia per intendersi, proprio nella storia della filosofia, qui non necessariamente al momento contemporaneo, all'età in cui sono vivo io, era preso per scontato che ci fosse un modo intuitivo di afferrare, cioè tutto l'idealismo, tutto. Persone come Fichte, come Hegel, sono convinte che sia una cosa che è l'io, quella roba lì è la coscienza. L'io di Kant non è affatto l'io di Chomsky, tutte queste robe misteriose, tantomeno l'io di Freud, in cui ci sono addirittura motivi e motivazioni per agire che sono ignote e impenetrabili al soggetto. L'io di Fichte, l'io di Severino è questa roba qua. È una specie di assunzione rapida che la coscienza è quello che ho e tutto quello che da me è penetrabile. Il punto di vista cognitivo, che è più vicino ai tempi contemporanei, dice no. La mente è una cosa complicatissima, probabilmente molto multipla e molto diversificata, per cui quello che tu accedi, diciamo, introspettivamente, come dire, quel famoso occhio della mente che non c'è, nel senso che se io mi guardo all'interno, come dire, osservo i piaceri, i dolori, i ricordi, le percezioni, quello che percepite, non lo so, guardatevi voi all'interno perché ognuno ha la sua, per ragione. E questa cosa ha degli aspetti ovviamente di soggettività che possono essere esternati a certe condizioni. In alcune teorie, queste sono le teorie assolutamente più estreme che trovate appunto in due filoni dell'idealismo, che però trovate nell'idealismo italiano è presentissimo. C'è l'idea addirittura che la coscienza sia l'unica cosa che non solo è recettiva di quello che appare, diciamo del cosiddetto mondo standard, ma è recettiva di se stessa. Questa sarebbe la famosa autocoscienza. Cioè che quando l'occhio della mente per introspezione guarda a me, non solo vede il mio ricordo, il mio pensiero, il mio astio, la mia soddisfazione, cioè, guardatevi dentro, probabilmente in ogni momento una roba che cambia, però contro alcuni, ad esempio David Hume, vedo anche me, cioè vedo una roba particolarissima che è me cosciente. Non chiedetemi una spiegazione chiara perché credo che non ci sia una spiegazione chiara, resta un po' a livello di grande metafora, è una metafora un po' anti-Hume.
alcuni di questi, alcuni degli empiristi, soprattutto inglesi, hanno sempre ripetuto questa massima che quando guardo alla mia mente tutto trovo tranne che la mia mente. Cioè trovo ricordi, impressioni, odi, baruffe, dubbi. Cioè, provate a pensare voi com'è il vostro stato mentale, provate a essere un po' Joyce, ecco, provate a scrivere per 24 ore cosa ho pensato in 24 ore. Hume dice che tutto quello che ho pensato non c'è mai me stesso. C'è un mucchio di cose che posso anche ribattezzare me stesso, non c'è nulla di male. Anche un me stesso transeunte, me stesso di 23 ore e 59 minuti, ma non ha importanza. Non ho trovato me stesso, non c'è una specie di extra oggetto. Nel senso in cui molti nell'area, soprattutto humeana, vedono questa cosa, quando guardo non vedo me guardare. Per chi di voi abbia da ridere, c'è un libro bellissimo di Mach in cui fa un disegno di com'è il mondo visto dal suo occhio, in cui tutto c'è tranne il suo occhio. Cioè si vede tutto, lui che si guarda le cosce, le scarpe, la finestra da cui, perché si era messo i piedi per aria per pensare, cioè, ma adesso cosa vedi? Ed era un po' una specie di descrizione fenomenologica. Cosa interessante, non vedi mai l'occhio. Secondo un gruppo considerevole di filosofi idealisti, vedi anche te stesso. Cioè il famoso io che pone il non io, che pone l'io. Io sono un po' perduto, non essere domandato agli idealisti e trovo queste cose dubbie. Penso che sia bene che io mi fermi e che Giulio mi faccia sia domande che obiezioni, perché vorrei tenere, come dire, separata la mia personale opinione, che è non solo eterodossa, ma è composta da una minoranza di uno, cioè me stesso. Prego, professor Anichini. Professor Palma, hai aperto guarda, cioè, ti stavo ascoltando affascinato perché, vabbè, a parte affascinato dalla mia ignoranza su questo tipo di dibattito, ma hai aperto tantissime parentesi molto interessanti, secondo me, su cui vorrei poi anche approfondire. Alcuni nomi che hai citato ovviamente riconosco, Hume, Chomsky e diciamo a parte del loro pensiero, altri molto meno. Allora, io ovviamente ti porto l'approccio del vile meccanico di manzoniana memoria. Cioè, il vile meccanico che cosa fa in questo contesto? E ti posso citare anche qualche nome, cioè per esempio a me viene in mente Eric Kandel, che è uno dei più importanti neurofisiologi del XX secolo, su cui io direi che da questo punto di vista mi sono formato, nel senso che tutto, cioè la roba che ha scritto lui, a parte che ho studiato sui suoi testi, ma ho studiato i suoi articoli, e articoli scientifici. Allora, diciamo che dal punto di vista scientifico, come sempre, quando c'è un problema complesso, cioè come sempre, nell'ultimo periodo, qual è l'approccio a un problema complesso? Beh, intanto cominciamo a scomporlo nelle sue componenti più semplici e poi vediamo che cosa succede. E alcuni elementi che sono usciti fuori nella live con Gerardo e alcuni elementi che hai citato te adesso, allora, ci sono secondo me non delle obiezioni, ma delle precisazioni da fare. Ossia che la coscienza, noi non sappiamo che cos'è la coscienza, però sappiamo che alcuni elementi della coscienza la costituiscono. Per esempio, un tratto fondamentale della coscienza è sicuramente la percezione, no? E allora, come stavamo dicendo, sulla percezione se ne può parlare fino a domattina, nel senso che la percezione mia può non essere la percezione di Adriano. Dimmi, sei mutato? Che in italiano si dice muto, perché sei mutato, i virus sono mutati. Sono mutati, sei muto, giusto. È uno scherzo. Non c'è, obiezione, ripeto, non sto, come dire, approvando, sto solo cercando di farvi capire quanto la cosa sia difficile. È una componente costitutiva della coscienza che uno sia percettivo, che abbia delle percezioni. C'è chi dice direttamente di no. Ah, addirittura, ok. Questa è la famosa teoria del vuoto che trovate nei meditatori buddisti, ma che trovate in Francisco Varela. Cioè ci sono delle persone, ripeto, non voglio passare giudizi, non è interessante quello che io penso. C'è un gruppo considerevole, anche in neurologia e in una marea di altre discipline, che dice che esiste uno stato mentale
che è completamente vuoto. So che sembra uno scherzo, ma non lo è affatto. C'è della gente che dice con delle tecniche, sono delle tecniche particolari, questi non dicono se è una cosa naturale, dicono solo che lo Stato c'è. È un po' come dire, ma si può andare sopra l'Himalaya senza ossigeno? Io no, Reinhold Messner ha dimostrato che sì. Mi dispiace, può essere che sia una cosa riservata a pochissimi. Ma loro dicono, non è vero che la coscienza, nel modo in cui lo poneva Francisco Varela, è una delle persone con cui ho lavorato, lui diceva no, esiste quello che lui chiama la consapevolezza assoluta, che non è la consapevolezza di un odore, un sapore, una visione, un'immagine, insomma, quello che voi pensate di essere consapevoli, per cui non ci sono i ricordi, non c'è niente, sei consapevole, ripeto, I'm not endorsing, I'm not disapproving, vi segnalo solo che anche quello che sembra abbastanza ovvio in questi casi, io non è. Sì, no, allora, questo lo sapevo perché mio padre ha fatto delle letture in questo senso e appunto so che c'è una corrente del buddismo, se non sbaglio, appunto, in cui c'è questo stato meditativo che porta all'annullamento totale appunto delle percezioni esterne. Questo è vero, però diciamo, for the sake of the argument, non sto dicendo giusto o sbagliato, mettiamolo un attimo da parte perché è anche uno stato meditativo, diciamo, che riguarda pochissime persone. No? La persona media, sto elencando, ripeto, dei prerequisiti minimi della coscienza che non definiscono però la coscienza, questo deve essere chiaro. Quindi la capacità di percezione. Allora, facciamo un po' di breakdown su questo. La percezione mia non è quella di Adriano, come non è quella di una persona che sta ascoltando questa. È vero, e non c'è modo di dimostrarlo, anche questo è vero, cioè le esperienze sono in gran parte soggettive. Detto ciò, per esempio, cioè, va detto per completezza che la conoscenza da questo punto di vista è avanzata e sta avanzando ulteriormente, non in un modo tale che ci fa percepire, cioè a me fa percepire quello che vive Adriano, questo è al momento è impossibile, forse lo sarà per sempre, però... Per dire, facciamo l'esempio pratico della visione. Sappiamo che alcuni individui vedono più colori di altri individui, perché abbiamo fatto delle analisi genetiche che ci hanno dimostrato questo fenomeno molto interessante. Sappiamo che gli esseri umani riescono ad udire rumori da una frequenza che va più o meno dai 15 Hz ai 15.000 Hz e non odono nulla al di fuori di questo range di frequenze. Ma alcuni esseri umani hanno questo range molto più ridotto, altri ce l'hanno molto più ampio e ci sono dei generi che codificano per queste caratteristiche. Completamente in contravvenzione con quello che ho appena detto, però c'è un fenomeno molto interessante. Quindi questo che cosa ci dice? Ci dice che comunque possiamo almeno arrivare a teorizzare che ci sono delle differenze percettive fra individui che possono essere in qualche modo codificate, anche se non essere sperimentate in prima persona. Ma c'è un esempio che invece tutti quanti possiamo fare, cioè possiamo vivere in prima persona, che è, ok, le percezioni, per quanto ne sappiamo, non possono essere identiche da individuo a individuo, ma possiamo avvicinarci molto, ma per esempio la percezione che ho io di una persona non è la percezione che quella persona ha di se stesso. Io quando mi sento parlare mi sento con un tono di voce nelle mie orecchie, ma non è assolutamente il tono di voce che ascoltate voi o che ascolta Adriano. E questo cambia ulteriormente le carte in tavola. Quindi l'elemento della percezione, diciamo, adesso ti spiego dove voglio arrivare, Adriano. Cioè, questo è un elemento importante. Poi, per esempio, c'è l'elemento della memoria. Allora, la memoria, un'altra cosa su cui volevo approfondire è questo. E riguarda, per esempio, la lingua. Un bambino impara una lingua senza imparare la grammatica, no? Soprattutto nei primi anni di vita. Poi, chiaramente, va all'elementare e impara la grammatica. Perfetto. La lingua, come il camminare... come il saper suonare uno strumento, fa parte di quel set di memorie che in neurofisiologia si chiamano memorie implicite. E fra l'altro, rispetto alla memoria esplicita, cioè io che la memoria implicita è io che recito a memoria la Divina Commedia per averla imparata e letta tante volte. La memoria implicita è io so suonare il pianoforte, mi metto a suonare un pezzo al pianoforte senza dovermi guardare lo spartito. Queste due memorie sono molto diverse anche da un punto di vista di segregazione. Perché la memoria implicita richiede un apprendimento motorio e dei pathway neuronali diversi, che sono fra l'altro solo parzialmente coscienti, al contrario della memoria esplicita. Ora, con questo, poi ci sono altre cose, cioè per esempio il condizionamento, il fenomeno del condizionamento, che è un fenomeno comportamentale che richiede ulteriori pathway neuronali. Cosa voglio dire con questo? Che
Innanzitutto che la coscienza potrebbe essere, innanzitutto questo, che la non sappiamo ancora che cos'è la coscienza, ma personalmente io mi tengo aperto lo sportello, cioè la possibilità, mantengo la mia mente aperta alla possibilità che prima o poi in realtà lo sapremo. Cioè l'ipotesi riduzionista, termine che a me non piace affatto, per tutta una serie di motivi, ma l'ipotesi riduzionista secondo me è molto meno scontato che sia falsa di quanto tanta gente sostiene. Io fra l'altro con Gerardo su questo ho avuto delle micro discussioni in passato, sempre molto amichevoli. E perché dico questo? Perché proprio perché i problemi facili che citava Adriano prima sono facili ma ancora non li abbiamo risolti, secondo me è intellettualmente più onesto tenersi la porta aperta sul fatto che la coscienza sia una banale proprietà emergente del sistema nervoso, di cui non abbiamo ancora capito bene le caratteristiche, ma che c'è date determinate condizioni. D'altro canto, quello che a me... e questo lo dico perché? Perché mi risulta molto difficile invece cercare di capire esattamente, di definire esattamente il problema invece dall'altro punto di vista. Ok, quindi se la coscienza non si può ridurre a quel gruppo di neuroni che scaricano a 40 Hz citati prima, allora esattamente di cosa stiamo parlando? E mi sembra che le teorie che sono state messe in campo e le discussioni, diciamo le tesi che sono state messe in campo, per quanto affascinanti, siano poco aderenti poi a un riscontro sperimentale di qualsiasi tipo. Ovviamente io da questo punto di vista ho un bias, perché io sono uno scienziato e voglio dei riscontri sperimentali. E quindi con questo la chiudo immediatamente. La conclusione di tutto questo, di questo pippozzo, qual è? Da completo profano del dibattito filosofico, l'unica cosa che mi viene da dire è questa, che secondo me è intellettualmente onesto non chiudere la porta né all'una né all'altra ipotesi e aspettare di vedere cosa succede. E Michele mi ha accusato di essere democristiano da questo punto di vista, nel senso sì, ok, così non prendi parte, mi dispiace se ascolterà questa live indifferita, non lo voglio assolutamente mettere in cattiva luce, ovviamente stavamo chiacchierando amichevolmente. Però io non riesco, onestamente, sono anche consapevole dei miei metodi e dei metodi che abbiamo, dei miei limiti e dei limiti che abbiamo come comunità scientifica o come comunità intellettuale più allargata, cioè mettendoci dentro anche i filosofi. È un problema che mi sembra al momento, cioè che mi sembra veramente difficile difendere una soluzione al problema a spada tratta in un senso o in un altro. Non so se è chiaro quello che ho detto. Posso rispondere naturalmente a nome mio, non sono affatto il rappresentante del sindacato dei filosofi, cioè, i filosofi poi sono specializzati a spaccare il cappello in 32 porzioni in cui poi ci sono due versioni di ognuna delle 32, però non ha importanza, quello che ha importanza è questo. Io personalmente sono del tutto d'accordo, le forme esplicative sono forme riduttive, nel senso che bisogna prendere qualcosa che si, per dirla intuitivamente, qualcosa che si capisce abbastanza, che viene usato per delle cose di cui si capisce molto meno che abbastanza. In questo caso è possibile che abbiamo, credo non al momento, però in tempi diciamo ragionevoli, non in 5 milioni di anni, ma in tempi che possono andare per due secoli, per un lungo periodo non si era capito che tutto dipendeva dalle sinapsi, adesso sì, grosso modo, si può avere una buona forma di dominanza della neurologia dei cervelli umani, che sono effettivamente molto complicati e sicuramente riservano delle sorprese. Non è affatto ovvio che tutto rimarrà stabile da come l'abbiamo adesso. Probabilmente non tanto in termini di descrizione anatomica, ma di funzionalità. Perché per esempio tra corticale e subcorticale la coscienza sembra andare e venire in modo molto particolare e non è ovvio cosa sia che fa la differenza fra corteccia e sottocorteccia, intendo cerebrale qui, non la corteccia agli alberi. Numero due, io sono per il riduzionismo per tutto, cioè le spiegazioni sono forme di riduzione, alcune sono molto intelligenti, se non c'è una riduzione c'è una specie di acuto sistema narrativo che ridescrive il problema, cioè dire la coscienza è l'esperienza che è ineffabile, puramente soggettiva, il che può essere vero, e non sto dicendo che ho la dimostrazione, però appunto non a me
non dà l'odore di una cosa spiegativa. È una cosa affascinante che, come dire, ne dà un senso in ordine narrativo. Ti do 550.000 parole fino a che ti convinci che bisogna parlare della coscienza in quel modo, non come l'effetto dei 40 MHz. Per la cronaca, 40 MHz è una vera ipotesi fatta da Christoph Koch, che è un grande neurologo attualmente in California, che è uno di quelli che si occupa di questa roba seriamente. Però appunto lui stesso dice: la coscienza per me non è quella roba lì, però è il correlato che trovo, cioè quando mi pongo un problema in ordine, diciamo, sperimentale, se io vado a cercare cos'è la soggettività ineffabile, trovo un'altra parola, cioè è quella cosa di cui nulla si può dire. E perché, dottore? Perché è ineffabile, è faccia, cioè, un po' come cercare che cos'è il colore che non ha un colore, cioè nell'assoluto buio cosmico, appunto, nell'assoluto buio cosmico niente. Comunque, per cui la spiegazione è certamente di questo genere. Una domanda, e qui voglio inserire, spero abbastanza brevemente, quello che penso io, è che secondo me va smontata questa cosa che un oggetto della riduzione sia la cosiddetta mia esperienza. Tutti pensano che questo dimostra che sono io zombie, cioè pensatela come volete. Io, e qui lo metto in modo icastico e anche troppo brutale, non penso di avere le mie esperienze, ma neanche un po'. E il motivo è il seguente. Naturalmente, quanto Giulio, quanto Girardo Favaretto, quanto Michele Boldrin, eccetera, eccetera, quanto chiunque, quanto Naomi Campbell, ho ogni tanto una percezione, spesso un ricordo, a volte un sogno, e così via, e così via, e così via. Tutte quelle cose che sono i famosi stati mentali. Alcuni sono impliciti, alcuni sono espliciti. Tutto questo, voglio dire, tassonomicamente è sensato. Quello che io contesto è che queste esperienze siano mie. E perché? Qui devo rivelare un po' del mio proprio modo di pensare, per cui a chi gli interessa chiedetemelo personalmente, perché non credo che abbia un grande interesse per l'opinione pubblica. Secondo me queste cose sono indessicali, esattamente per la stessa ragione che, se ci pensate un attimo, chiunque di noi, di voi, è autorizzato a dire io. Lasciate perdere che ci sono lingue senza pronomi, cioè lasciate perdere le scelte, queste diventano cose molto tecniche, cioè se sia un fenomeno universale o no. La risposta è sì, in tutte le lingue che potete trovare, ed è una delle ragioni che rende i computer e tutte le macchine artificiali molto sceme, trovate una cosa che è esattamente uguale. Cioè voi potete dire qui, lì, adesso, dopo adesso, in qualunque condizione volete. Notate bene che qui non dà nessuna, come dire, proprietà al luogo. È un meccanismo che è utilissimo, perché se, cioè, dove sei? Pensate ad una stanza buia e uno che ti chiama, dove sei? Basta dire sono qua. Perché? Perché sono qua, dice. È un meccanismo che indica che il posto da cui tu percepisci la voce venire è il posto dove è collocato quello che ha detto sono qua. D'accordo? Questo è il meccanismo. A me, la stessa cosa per io. Chi è io? Non ha nessuna importanza, è chiunque voi volete, solo le persone molto importanti, cioè solo De Gaulle, appunto, nella celebre barzelletta, sono, scusi, perché lei dice noi e lui ha risposto, perché io parlo per la Francia e per me stesso, cioè siamo davvero noi, ma sono appunto i casi di battute. La realtà è che io è chiunque sappia dire io. Ora, un aspetto di questo enorme bailam sulla coscienza è che c'è una specie di mai trasferibilità di una cosa sull'altra, quello che Giulio indicava come l'esperienza soggettiva, parentesi quadrata, di Giulio non è mai e mai potrà essere l'esperienza soggettiva di, parentesi quadrata, Adriano Palma. Il che è vero, ma è abbastanza banale, nel senso che è un fatto quasi analitico. Su questa cosa si basa tutta questa, se volete ridere dei filosofi, c'è una branca della filosofia, non sto sfottendo, che è lo studio dello zombie. Lo zombie è introdotto da David Chalmers, e lo zombie è una specie di cosa che non è un morto che cammina, è un doppio assoluto di me che non ha nessuna coscienza.
Se sia possibile o no è molto dubbio, nel senso che non si sa bene cosa via. Lui dice di sì, che sia possibile secondo lui deriva dal fatto che è concepibile, cioè si può pensare a questo tipo di cose. Secondo me non è così ovvio, però. La mia risposta, che è molto più semplice e molto più riduzionista, è no, guarda, lo zombie non ha nessuna importanza, perché se quello che caratterizza la mia esperienza è essere mia, se, come da ipotesi, lo zombie è un mio duplicato perfetto, cioè, per intendersi, ha la stessa memoria di me, quindi ci si ricorda subito, ma ti ricordi dove sei nato? Beh, no, perché quando sono nato non avevo memoria, però mi hanno detto che sono nato in quel caso. Cosa ti ricordi? La prima cosa che mi ricordo, prendete il caso vostro, è che avevo 2 anni e mezzo, non lo so, 3 anni, quello che vi ricordate voi. Ma ti ricordi com'era l'anno scorso? Sì, più o meno sì, mi ricordi, posso dire delle cose. Lo zombie dirà esattamente lo stesso. Lo zombie è il portatore di un sistema che è, come dire, suo, solo perché è un indice che è suo. Notate bene che essere qui non è un sistema di proprietà del posto. Cioè, detto alla semplice, io adesso sono qui. Qui in questo caso è la capitale della Repubblica di Francia. Giulio è in un altro posto che non è la capitale. Ambedue sono qui. E si noti bene che sono due sistemi che sono capaci di autolocarsi, non di ecolocarsi, e che sanno usare questa cosa. Domanda a cui invito veramente tutti a dirmi che ho torto. E se l'essere mia dell'esperienza fosse la stessa cosa? Cioè, perché dico questo? Perché se una ipotesi, se volete, troppo ottimista, se ottenessimo la neurologia completa e perfetta, è ottimista perché anche con Newton avevamo pensato di aver ottenuto la meccanica perfetta e zac, no, non l'ha fatto. Però, se la lasciamo perdere, supponiamo che si arrivi con grandi sforzi ad avere la neurologia cosiddetta perfetta, nel senso di essere corretta e completa, d'accordo? Perfetta non di essere divina, nel senso di essere la corretta, completa descrizione di tutto quello che fanno i neuroni, le sinapsi, le colonie neuronali di Jean-Pierre Changeux, i gruppi di Gerard Edelman e così via, così via. Tutte queste cose affascinanti. A quel punto, cosa ci serve di più? Cioè, se ci fosse un computer che è capace, non c'è, d'accordo? Questo, il se va molto enfatizzato, è un se forte. Se ci fosse un computer che ha tutta questa roba, non so bene come farlo, però supponiamo che si possa farlo, quel computer avrà la sua esperienza, perché è, come dire, è incarnato in un altro aggeggio. Avrà, non serve neanche che abbia la mia memoria, basta che abbia una sua memoria. Questo naturalmente implica dei problemi di una complicazione mortale, se credete veramente che le macchine siano, perché molti pensano, questa è la parte più veramente oscura, molti pensano che la coscienza sia una cosa necessaria, ad esempio, nelle attribuzioni morali. Cioè che uno sia solo cosciente, tu hai compiuto la scelta di essere buono o cattivo, per dirla alla semplice. Cioè, un anestizzato o zombie un po' volgarizzato, per esempio, non dovrebbe essere processato, perché viene considerato come una specie di grave fatto naturale, non un assassino, ma come un sasso che rotola la montagna. C'è molta gente che viene uccisa in un accidente in montagna. Perché? È perché il sasso ha rotolato, ma non è che il sasso fosse, come dicono i giuristi anglosassoni, cosciente in mens rea, quello che gli italiani direbbero con intenzione di dolo. Cioè che io non è che sono matto e ogni tanto sparo dalla finestra. No, no, stavo mirando a uno che era di fronte alla finestra. Per cui queste cose sono difficili. Però un aspetto che secondo me va, come dire, disboscato è che questo aspetto di soggettività diretta personale, cioè è in prima persona, potrebbe non voler dire niente, nel senso che tutti siamo io in prima persona. Ma proprio tutti. Incluse le macchine, incluse probabilmente i gorilla, inclusi i delfini. Dice, ma veramente, certo, se non sei cretino come gli idealisti e pensi che il delfino debba avere la teoria dell'autocoscienza, cioè che lui ha la delfinità profonda, c'è una delfinità personale che lui vede su se stesso, però vede anche che lui è quel delfino particolare e di tutto questo processo è lui stesso cosciente, cioè una specie di macchina filosofica 24 ore al giorno. Secondo me non è vero di nessuno, nel senso che nella maggioranza dei casi nessuno di noi è cosciente di se stesso ed è cosciente di pochissimo. Cioè, per intendersi... Allora,
Qua posso inserirmi un po', perché qua ho un paio di commenti da fare su delle cose che mi hai detto che sono molto molto interessanti. Allora, qua mi metto proprio il cappello da riduzionista e ti spiego perché. Perché questa è una cosa che in realtà ero tentato di fare anche con Forti, però diciamo sia lui che Favaretto, diciamo dal punto di vista sia scientifico che intellettuale, non mi andava di mettermi a fare polemica perché li stimo tantissimo e perché comunque, ripeto, sono genuinamente convinto che io voglio mantenere una mentalità molto aperta su questo. Però adesso ti dico un paio di input proprio tecnici molto interessanti secondo me, perché ho fatto un po' di ricerca su questo per una consulenza che ho dovuto fare proprio di recente. Allora, uno, il discorso che facevi prima dell'anestesia all'inizio della live. Allora, sugli stati di coscienza abbiamo fatto anche delle live della coscienza alterata e c'è da dire una piccola aggiunta, che noi sappiamo effettivamente, allora, dell'anestesia sappiamo molto di più di come funziona adesso di come sapevamo qualche anno fa, e poi sappiamo che effettivamente ci sono dei centri corticali e sottocorticali, anzi sottocorticali e corticali, diciamo, importanza crescente per quanto riguarda lo stato di coscienza. E questa cosa, fra l'altro, bene o male, si vede addirittura nell'evoluzione, che è una cosa molto interessante, perché il midollo non è cosciente, tu ti dai la martellata sul ginocchio, la gamba scatta, c'è l'arco riflesso, quella non è coscienza, però è un circuito neurologico. Poi c'è il tronco dell'encefalo, poi ci sono i gangli della base, a proposito di non essere coscienti allo stesso tempo di tutto, dopo soprattutto sul talamo, poi ci torno. E poi la coscienza, come la intendiamo noi e come, diciamo, pensiamo esista negli animali più evoluti, diciamo, è localizzata nella corteccia che hai menzionato tu prima. Ora, adesso ripeto, mi metto proprio il cappuccio del riduzionista, ma semplicemente perché ho fatto questa ricerca tempo fa e mi sono posto questa domanda a cui assolutamente non ho una risposta. Stanno emergendo, in maniera estremamente sperimentale, ma dei sistemi che consentono di visualizzare e quindi di mappare anche il cervello umano, e non in maniera autoptica, dal vivo, ad un livello di dettaglio tale da riuscire a riconoscere addirittura la singola sinapsi. Tutto questo poi pone dei problemi ulteriori, nel senso che il cervello umano è un concerto di neurotrasmettitori, le cui quantità non sono definite, la frequenza di scarica dei neuroni in alcuni casi è chiara, in altri casi no, cioè ci sono 10.000 problemi tecnici. Però l'ipotesi fantascientifica è la seguente: se io riuscissi a mappare il cervello di un individuo completamente e poi ne faccio una rappresentazione 3D olografica, la stampo e la accendo, tra virgolette, no? La metto in un computer, con un paio di distinguo, nel senso che questo processo di mappaggio mi darebbe, perché alcune sinapsi, fra l'altro, nel cervello si formano e si auto nascono e muoiono nell'arco di pochi secondi. Per esempio le sinapsi della memoria a breve termine, per esempio, un esempio, no? Se io ti dico un numero adesso, quel numero bene o male corrisponde a un gruppo di sinapsi. Cioè, ti dico 4, 5, 6, 7, 4, 7, 8. Tu te lo ricordi magari per un po' di tempo, se te lo ripeti, poi se te lo chiedo domani te lo sei dimenticato, ovviamente. Quelle sinapsi che te lo fanno ricordare stanno lì per un po' e poi spariscono perché non sono importanti. Quel meccanismo. Ma tornando alla domanda, alla questione principale. Se io accendo questo computer con questa costruito, con questo mappaggio preciso del cervello di Adriano Palma, a quel punto chi è Adriano? Cioè, la vera domanda, il vero esercizio, diciamo, retorico sperimentale, che sarebbe interessante poter fare se questa tecnologia fosse già attiva, ma ripeto, l'avanzamento tecnologico che abbiamo adesso è talmente rapido e sta procedendo in maniera talmente esponenziale che non è impossibile che questo tipo di tecnologie saranno disponibili da qui a qualche a 20-30 anni. Questo sarebbe un tipo di è un esercizio speculativo, ovviamente, ma sarebbe un tipo di tecnologia che ti permetterebbe di dire: ok, la coscienza esiste, ok, la coscienza non esiste. Sarebbe interessante vedere cosa succede a quel punto. E tra l'altro qua pure un dualismo, scusa, finisco subito, pure un dualismo che ho visto. Una delle reazioni al video è che, a mio avviso, pone un po' di confusione, anche se è una reazione legittima. Cioè, coscienza e anima sono due concetti simili, perché qua entriamo nel religioso, ovviamente, nel campo del mistico. Sono due concetti simili che si sovrappongono, non si sovrappongono, quanto si sovrappongono. Dunque, allora, provo a risponderti dalla coda al naso della tigre.
coscienza e anima, molto dipende da cosa tu pensi sia l'anima. In alcune concezioni religiose è una specie di doppio di me stesso che si può distaccare da me, cioè io ho l'anima. In molte concezioni è una specie di principio generale, cioè l'anima è quello che mi anima. E quella cosa, nella tradizione biblica, ad esempio, la parola anima non esiste. Quando Dio mette tutto il fango e fa questa specie di statua che è Adamo, lui soffia una cosa che si chiama Nefesh, che naturalmente questo è magico, non è una spiegazione di ordine scientifico, è un racconto di cosa sia questa cosa, e un mucchio di fango comincia a respirare. In quel senso è animato, è per quello che si usa animale. Il vegetale vegeta, nel senso che, questo è molto semplificato, vuol dire, lo so che ci sono delle piante che si muovono, ci sono i coralli, lo so che è tutto complicato, ma mettetela facile. Cosa fa il taglio fra l'erba e la vacca che mangia l'erba? Che la vacca si muove, è animata per questo animale, e quindi ha un'anima. In una tradizione aristotelica c'erano addirittura tante anime, cioè io stesso avevo un'anima razionale che pensava, un'anima vegetativa che viveva, e così via, e così via. Per cui si può molto, esatto, si può appunto vedere queste cose. Se sia la stessa cosa che la coscienza, nella tradizione dipende molto dal ruolo che tu hai, se ad esempio, cosa che ad esempio alcuni cristiani pensano, l'anima è quella cosa che è la tua coscienza morale, cioè è il senso di coscienza in cui alcune scelte le fa la tua anima. Non è la mia mano che mi masturba che ha compiuto un peccato, è l'anima che dirige il movimento di tutti i muscoli. Sto esagerando, prendete il peccato che volete voi, quella che il dito che ruba il portafoglio all'innocente non è colpevole, mentre è colpevole l'anima che in qualche modo è sia il supervisore che il controllore del dito. Secondo punto. Sulla fantasia ipertecnologica, chi è Adriano Palma se ci fosse questa specie di duplicato neuronale informatico? La mia risposta, voglio dire, qui sembrerò un tradizionalista, io sono io. Nel senso che se ci fosse un doppio, se ci fosse davvero questa cosa, io sono io, nel senso banale, che a mio avviso, per questo queste cose diventano subito molto intricate, non so se siano le più adatte a delle semplificazioni, ma voglio dire, se STEM mi passa un attimo di filosofia, io sono io perché il mio essere io, come dire, l'essenza di me, è questa roba che i classici chiamavano una materia in una forma. Se togliete la materia, certo che esiste una forma, forse esiste perfino una forma individuale, non so bene come qualificarla, a mio avviso ci sono seri dubbi che questa esista, però sicuramente esiste la forma dell'umano. Una delle cose che sono identificanti me in quanto me è la forma dell'umano. Se togliete il corpo, la forma rimane per conto suo, magari è la forma di Giulio, di Mario Draghi, di quello che vi pare a voi. Però non è che la forma sia andata via, mentre è andata via quella specie di conflagrazione di forma e roba. In questo caso sembra che sia roba. Nel caso del computer sarebbe una conflagrazione di forma e roba che non so cosa sia, silicone e varia umanità. Però che io sia io non c'è dubbio. Cioè, anche se pensate, questo è un caso veramente di fantascienza, anche se pensate che esiste, se esistesse il gemellaggio assoluto, cioè che esista una specie di clone totale di una persona, e beh, tesori miei, sono due. Proprio che sono due corpi. Cioè, perfino se ci fosse il gemello monozigote, cioè mettete le condizioni più stringenti che vi potete immaginare. Se questa povera signora ne ha fatti due, due sono. Ma non solo perché uno si chiamerà Alberto e quell'altro si chiamerà Anselmo, sto sfottendo, chiamateli come volete, uno si chiamerà Bernardo. Non sono A e B solo per il nome, perché ci sono due corpi e questo è il modo in cui identifichiamo gli individui. Stop. Cosa più interessante? Scusa, faccio solo un inserto rapidissimo su questo perché è importante. Qua devo precisare una cosa, perché ovviamente in neurologia ci sono gli studi sui gemelli comportamentali, eccetera, eccetera. Qua devo precisare una cosa importante, però. Il clone, scusa, giusto per chi ci sta ascoltando, ma anche probabilmente per aiutare la discussione, ripeto, non è un'obiezione, è solo una precisazione.
il clone non è un gemello e il mappaggio del cervello di un individuo non è il clone. Cioè, se tu prendi un clone, non è detto che abbia lo stesso identico cervello appunto del suo clone, perché sostanzialmente il cocktail di quelle che si chiamano citochine, cioè che migrano lo sviluppo neuronale, cioè tu, io prendo delle cellule di Adriano, lo clono e faccio un embrione che poi diventa un altro Adriano, ecco, il cocktail di citochine e di sviluppo è leggermente diverso da individuo a individuo, nonostante è. Quindi anche se c'è Adriano, comunque il suo cervello probabilmente è diverso. Solo questo. Ho fatto l'esempio del mappaggio, perché il mappaggio sarebbe invece una copia perfetta del tuo cervello. Però qua l'obiezione, qua faccio l'avvocato del diavolo di me stesso immediatamente, qual è? Che nel momento in cui quell'Adriano comincia a esistere, probabilmente la sua esperienza soggettiva è diversa dal primo Adriano e quindi i due cervelli già si separano. Il problema che è stato posto per chi legge filosofia è stato posto in un famosissimo problema, che era il problema dell'uomo dello stagno. C'era un brutto film di fantascienza degli anni 50 in cui c'era uno swamp, c'era un grande stagno e c'era una specie di creatura che era il mostro dello stagno che mangiava i turisti e cose. Allora un signore, si chiamava Donald Davidson, ha inventato questo esperimento di pensiero, che naturalmente è impossibile, senza tutta questa parafernalia di ordine informatico. Se degli dei ctoni, dei demoni, potessero mandare degli stimoli, quello che vi pare a voi, dei fulmini straordinari, e nello stagno nasce un uomo che è la copia perfetta di me, sono io o no? Copia perfetta qui rimane, come dire, una specie di intitolato vuoto. Cosa vuol dire? È la copia perfetta, mettete le condizioni più stringenti che volete. Una delle reazioni è una reazione dovuta ad esempio a Fred Retsky, che è esattamente la reazione che hai tu, che a mio avviso l'intuizione è corretta in questo caso. Quando avrete veramente la macchina che può, come dire, fotografare per davvero il mio cervello, fotografare nel senso di tre dimensioni, fotografare è una brutta analogia, insomma, essere un vero riproduttore assoluto, nel senso che può produrre una specie di blueprint, una specie di grande foglio di progetto che, messo nella stampante giusta, genera veramente me, mettiamola così. Fred Retsky aveva giustamente l'idea che le menti sono oggetti evolutivi, cioè una volta che hai fatto questa cosa sarà una grande sorpresa per tutti, ma la ragione per cui quella cosa non sarà tu avviene l'istante dopo che l'hai stampata. Perché ad esempio lei guarderà e te dice: guarda, Palma ha detto una cretinata, perché la macchina, ripeto, la macchina sarà me che guarda, guarda quello là, che è, guarda che caso, ha le stesse dita, gli stessi occhi, le stesse orecchie e anche le sue memorie. Che la macchina sia telepatica è un po' ridicolo, però appunto ogni volta che mi chiede: ma tu ti ricordi che eri, che ne so, nel 1994 in Cina? E cioè, sì, anch'io, guarda che caso bizzarro, non solo eravamo nello stesso posto, ma abbiamo la memoria dello stesso posto, e così via. Dopo un po', e dopo questo Fred Retsky giustamente diceva, mi scuso se cito le persone che conosco, Fred Retsky è un ottimo filosofo che è morto non molti anni fa, ma eccellente, e lui aveva giustamente sostenuto: guardate che questa cosa è un po' una fantasia idiota. Perché appena ci fosse, per appunto un miracolo che non siamo in grado né concepire né di descrivere, che i fulmi generano l'uomo dello stagno guarda fuori dello stagno e dice: guarda un po', c'è quello che pesca, cioè io che andavo allo stagno a pescare le carpe, guarda un po', fa freddo e caldo, esattamente la macchina che riproduce me, la prima cosa che farai: guarda questi due cretini, c'è Anichini e Palma che dicono scemenze, e quella è un'esperienza che Anichini e Palma non hanno. Come dire, per definizione non serve una grande dimostrazione logica. Perché? Perché lui ti guarda come se io se fossi sdoppiato. Sui cloni sono completamente d'accordo. Voglio dire, sto cercando di approssimare il più possibile cosa possa essere un tipo di fenomeno duplicativo. D'accordo? E questo è perché non abbiamo molto chiaro, hai ragione tu su questo, non è molto chiaro cosa faccia di me me. Per cui dire: ho duplicato me, vabbè, Palma, interessante l'idea, ma hai duplicato cosa? E naturalmente è completamente vero, perfino nel caso di tutte le cose o gemelle, monozigote, o appunto clonate artificialmente, appena questo è clonato, piccole variazioni, a volte infime, variazioni di temperatura, rendono queste cose un po' divergenti. Nel caso di una cosa così confusa e complicata come una mente
divergenze proprio minuscole, cioè che il computer è la prima cosa che va. Guarda un po', come Palma voglio grattarmi i piedi, non ho i piedi. Non ho i piedi perché sono dentro una scatoletta firmata Apple Computing. Io sono, anche questo, anch'io se mi guardassi adesso voglio grattare i piedi, non ce li ho. Sarebbe stupefacente, se ti svegli l'anestesia dopo che ti hanno amputato, è un'esperienza che molti che hanno avuto fatti chirurgici, che ti svegli dicendo guarda un po', un gran prurito, e appunto il medico dice guardi, è un fenomeno di arto fantasma, un fenomeno un po' difficile da descrivere, però non c'è niente da grattare, il prurito ce l'hai, boh, in testa, nel cervello, nella corteccia, non lo so. Questo, io personalmente, ecco, se una cosa mi distingue da Gerardo Favaretto e da Forti, è che io tendo personalmente ad essere proprio dalla fase della riduzione. Cioè, si riduca il più possibile. Scommettere oggi che ci sia una specie di resto irriducibile, cioè questa soggettività assoluta, mettetela nelle terminologie che preferite, cioè guardi, se uno fosse serio, capisco, se io fossi non il Papa ma il Sacro Collegio, guardi, lei riduca tutto quello che vuole, l'anima è quella roba che non si spiega perché non c'è niente da spiegare, è un dono di Dio, Dio nel feto ha inserito l'anima nello stesso senso in cui Dio ha inserito questo soffio vitale in Adamo, e certo lei mi può dire delle cose interessantissime sulla fisiologia ma non becca mai l'anima perché non c'è niente da beccare. Questa è una risposta che io personalmente non condivido, però rispetto, capisco che se uno, soprattutto se uno ha dei problemi di ordine morale, cioè che pensa che ci voglia una specie di fulcro della decisione e ancor di più della responsabilità delle scelte, secondo me, ecco, quella è una nozione di anima che però è abbastanza lontana dalla nozione psicologica di coscienza. Ci sono delle differenze considerabili. Cioè, uno può essere cosciente di un mucchio di cose ed essere moralmente incosciente. Cioè, per intendersi, se ci fosse uno psicopatico cretino che veramente uccide per scherzo perché non capisce quanto grave sia fare male ad altri, apparentemente c'è. E c'è stato, fra l'altro, esatto. E ce n'è stato. Il famoso è questo Phineas Gage. Phineas Gage era una persona normale che a un certo punto, in una storia che trovate in due libri di un filosofo della mente, Dan Dennett, gli è entrato per un incidente gravissimo, una specie di gigantesco chiodo che gli ha attraversato il cranio, ma non l'ha ucciso, e quando ne è uscito le modificazioni appunto del suo sistema cerebrale sono tali che ha perso qualsiasi senso morale. Cioè tutto gli pareva uguale, cioè prenderti a baci o a schiaffi era esattamente equivalente. Sì, ecco, è questo qua, Phineas Gage. Gli è entrato questa specie di gigantesco chiodo nel cranio, è sopravvissuto, è diventato una specie di psicopatico, ma dire psicopatico criminale è un po', ecco, un po' tendenzioso e partigiano, non è molto vero, nel senso che è criminale nel senso in cui se uno fosse cosciente, sì, quello è un comportamento criminale. Cosa è successo nella mente del signor Gage è difficile da descrivere, ma è un caso che vi consiglio di leggere. Siccome abbiamo superato di parecchi minuti l'ora, io vi suggerisco di dire molti commenti quando questa cosa va su YouTube, perché è una cosa che si può discutere, non dico all'infinito, però per un tempo molto molto lungo. Il mio messaggio è che spesso dietro misteri profondi esistono meccanismi un po' strani, ma molto meno misteriosi di quanto appaia. La difficoltà è naturalmente essere in grado di identificare il meccanismo giusto, il che non è detto che sia quello dell'indesicalità che io suggerisco. Vi posso dire di più, ma non sto a tediare la gente su perché prendo questa cosa molto più sul serio di quanto sembra. Quello che vorrei dirvi è due cose. Nel caso di questi sistemi cosiddetti duplicativi, cioè o lo zombie o me stesso, o il computer che è una replica di me stesso, la cosa secondo me da considerare molto alla svelta è che anche se voi siete convinti che questo sia sincronicamente concepibile, cioè che esista un momento in cui la duplicazione è perfetta, perché questi sistemi sono enormemente plastici, quel momento finisce quasi subito. Non voglio dire che debba essere zero, però deve essere brevissimo, perché la prima esperienza della macchina sarà di guardare allo schermo e dire guarda un po', stavo facendo una trasmissione di STEM a liberi oltre. E questa io non ce l'ho, nel senso che io sto facendo la trasmissione, ma non sto guardando me che sta nella trasmissione. Lui sì.
lei sì, non lo so, perché poi il genere sessuale di queste cose è già oscuro. Io direi di fermarci qua, metterla su YouTube e aspettare i commenti. Se Giulio personalmente o anche Forti e Favaretto hanno delle continuazioni ed obiezioni, io rimango disponibile pure a tornarci. Prego. Sì, concludo molto rapidamente sul discorso del riduzionismo. Volevo aggiungere una cosa. Allora, quello che ho detto, non vorrei contraddirmi, cioè sicuramente in parte mi contraddirò, però quello che ho detto prima rimane vero, nel senso che io tendo a mantenere una mente aperta, perché anche un po' perché sono consapevole della mia ignoranza, ti confesso. Quindi sono ignorante, ma ne sono consapevole. Detto ciò, e questa è una posizione di default mentale che ho da diversi anni, e ce l'avevo in realtà anche un po' quando tendevo un po' di più al misticismo e alla fede di quanto non faccia adesso, è questo. Anche se uno non è riduzionista, da scienziato, da persona che è curiosa di conoscere questi fenomeni, o almeno di avere più risposte in merito, probabilmente questi fenomeni non li conosceremo mai fino in fondo, c'è anche questa possibilità, ma da persona che è curiosa, non voglio assolutamente che l'antiriduzionismo diventi la scusa per cessare l'indagine. Questa è sempre stata la mia paura e continua ad esserlo tuttora. Come? No, ci sono due aspetti. L'antiriduzionismo ha una buona parte, a mio avviso, che è attenzione alle riduzioni troppo facili. Cioè, tutto è, e riempi, come dire, la parte bianca del foglio dopo tutto è. Allora, tutto è, una volta rispondevano, tutto è un problema di digestione. L'uomo è quel che mangia. Se tu vedi quello che hai mangiato, naturalmente uno può dire, sì, guardi, è un aspetto interessante come la gente si mangia, però è molto difficile dire che tutto è quello che mangi. Freud ti dice tutto è quello che sessualmente desideri. Boh, sì, una parte sarà vero, però appunto non è che mangio per soddisfare le mie voglie sessuali, mangio perché ho fame. Lui ti risponde, e lì cominciano le gabole, no, perché la fame stessa è un modo, bla bla bla, eccetera eccetera eccetera. C'è un aspetto di questo genere, attenzione alle riduzioni troppo facili, che a mio avviso va un po' mantenuta, per cui è bene che ci siano gli antiriduzionisti. D'altro lato, no, la riduzione è la sola cosa che ti spiega. Cioè, è vero che tutti quanti, o meno, molte persone sono molto impressionate dall'arcobaleno, ma l'arcobaleno è una roba riduttiva, sono dei fenomeni ottici molto particolari di come delle particelle d'acqua ricevono i fotoni. Uno mi dice, Goethe, hai rovinato tutta l'estetica, non capisci niente di quanto sia affascinante, eccitante, romantico. Io dico, no, guarda, per me eccitati quanto vuoi. Quello che mi interessava è cos'è un arcobaleno ed è quella roba là. Forse è meno poetico il linguaggio, ma voglio dire, nello stesso senso in cui è meno poetico, che ne so, F uguale MA rispetto alla contemplazione delle galassie. Cioè, uno guarda il cielo e dice, madonna, che bello. Ma allora... E questo è il motivo, e con questo veramente chiudiamo, se non hai altre cose da aggiungere ovviamente. Questo è esattamente il motivo per cui a me non piace il termine riduzionismo, perché è un termine che suona quasi dispregiativo, cioè riconduci tutto a... sì, ma no, nel senso che in molti casi... Riconduci tutto a, ma voglio dire, le forme di spiegazione sono di questo genere, cioè devono... No, assolutamente, assolutamente, però infatti per questo volevo espandere. In realtà... Quando uno poi va a operare un'indagine, cioè abbiamo un track record enorme da questo punto di vista nella storia, quando uno va a operare un'analisi della realtà razionale e a cercare di spiegare i fenomeni sulla base delle conoscenze, delle evidenze empiriche, dei ragionamenti teorici, deduttivo-induttivo, eccetera, eccetera, e si arriva ad una verità oggettiva, secondo me la bellezza di questo, di quello che si scopre è molto superiore a qualsiasi ipotesi che si poteva avere prima. Ti faccio due esempi. La tizia, diciamo, per strada, gli occhi le sono andati all'indietro, sta sbavando, si stanno muovendo in maniera inconsulta per 2 minuti, è posseduta dal demonio. L'antiriduzionismo, la spiegazione più semplice, in realtà ha una crisi epilettica, in realtà abbiamo scoperto che dietro a quella roba c'è
un cervello, c'è una patologia, c'è un cervello complessissimo, c'è una patologia altrettanto complessa, cioè si è aperto un mondo. La Terra è al centro dell'universo e non esiste nient'altro al di fuori del sistema solare. Abbiamo cominciato a mettere in dubbio questa cosa, abbiamo scoperto l'universo. Capito che voglio dire? Per questo dico... Ma il problema è che effettivamente quello che tu dici essere la scoperta dell'universo, che ad esempio dura 14,7 miliardi di anni, per cui voglio dire sì, appunto già l'esistenza della specie umana diventa come, non so dire, l'ultimo quarto di secondo di una partita di calcio. Dici, cosa è successo? Beh, niente, c'era uno che fischiava, che era un signore che fischiava, ma beh sì. In termini cosmici questa è la storia della specie, è come il fischio finale di una partita, perché è brevissimo. Però ecco, questo capisco che per molta gente sia un po', ma come si riduce tutto a quello? E dov'è l'amore, gli eccessi, gli errori, gli eroismi, quello che ti parla a te? E capisco che ci siano molte sensibilità che hanno un aspetto, ecco, non so se si debba essere mistico, è un aspetto un po' religioso romantico, ci deve essere una grande narrazione in cui in qualche modo il personaggio siamo noi, non deve essere una cosa egoista nel senso che sono io al centro del mondo, però deve essere una cosa in cui c'è una enorme preponderanza degli interessi, degli atti umani su quasi tutto il resto. Mi rendo conto che se uno ti risponde dal punto di vista delle galassie, se vince Di Maio o Conte, ma proprio non gliel potrebbe fregare meno, cioè alle galassie proprio, capisco gli interessi a Draghi per ragioni sue, ma voglio dire alle galassie, guardi, gli interessa appunto se ci sono troppi buchi neri che si assorbono troppo universo, ma sto scherzando, le galassie naturalmente non hanno interessi. Però ecco, quello che vorrei dire è spesso c'è un aspetto di riduzione che sembra prendere degli insieme di fenomeni molto complicati e ridurle a delle parti triviali, cioè a dei semplicismi. In questo aspetto capisco che ci sia una reazione. Secondo me è esattamente l'opposto, è come la riduzione quando fate una riduzione di aceto, cioè è buono perché si fa una cosa estremamente concentrata, piccola e molto maneggevole, che può aprire altre cose. Cioè il bello delle grandi riduzioni, e qui non sto sfottendo, è per quello che Newton è bello. Perché sembrava che ci fosse tutta una serie di cose che regolavano, ad esempio, una pallottola, una palla, la mia caduta, una cascata, la luna, e lui ti risponde no. C'è una specie di atto, che alla prima volta che è stato esposto sembrava un atto di magia, in cui tutto risponde esattamente alle stesse forme di norma. La cascata, la palla, l'accelerazione, la galassia, la luna e il sole. A me pare bello, però capisco che uno dice no, guardi, la luna deve essere come una specie di donna di cui mi sono innamorato, quell'aspetto non c'è nella teoria, c'è proprio la gravitazione che non a caso si chiama universale, perché appunto non dice che c'è una particolarità delle cascate, come si muove l'acqua quando casca, non c'è nessuna particolarità. A chi piace molto il particolare, ecco, forse sarà antiriduzionista in un senso che posso... apprezzare ma non condividere io, ma ci ritorniamo, ne abbiamo fatto uno, secondo me c'è una cosa veramente in cui cioè il riduzionismo di solito spesso nel senso comune è una specie di sempliciotto, cioè uno che prende una domanda difficile e risponde in un modo, capito? Cos'è la pioggia? Risposta: è acqua che casca. Capisco che uno ti risponde guardi che insomma, non ha spiegato niente. Comunque mi fermo qui. Bombardate il quartier generale, diceva il grande timoniere, quando appunto i registi e Giulio la mettono su YouTube, volentieri vi vado anche a leggere i commenti, domandate di più perché alcune delle cose, certamente molte delle cose che ho suggerito, le ho appena grattate ma sulla superficie della pelle e invece meritano delle discussioni lunghe, che purtroppo in filosofia sono lunghissime, però ecco, posso solo promettervi che provo a rispondere anche in modo breve. Grazie Giulio dell'invito. Grazie Adriano per la bellissima idea, grazie a tutti quelli che ascolteranno la live, come al solito associatevi, diffondete il verbo e anche il complemento oggetto se volete, ma solo se volete, e ci vediamo alla prossima. Buona serata.